L'isola dei famosi, nuove accuse shock di Avenger, ecco chi usava marijuana. Gossip: l'isola dei famosi 2018, Avenger fa altri nomi inclusi nello scandalo droga. Avenger continua ad essere un vero e proprio fiume in piena e in questi giorni sta rilasciando delle nuove dichiarazioni al vetriolo riguardanti sempre lo scandalo droga all'Isola dei Famosi, che in questi giorni ha tenuto banco tanto quanto il Festival di Sanremo 2018. Il pubblico infatti continua a chiedere chiarezza sull'accaduto dopo che Francesco Monte ha scelto di abbandonare definitivamente il cast del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Droga all'Isola dei Famosi, le nuove confessioni di Avenger. Al tempo stesso, però, in molti pongono l'attenzione sul fatto che non ci siano prove che possano testimoniare il fatto che Monte abbia davvero fumato marijuana in Honduras. A conferma lo è stata la stessa Alessia Marcuzzi durante la diretta dell'Isola dei Famosi della scorsa settimana, quando ha precisato che dai filmati analizzati a Mediaset non sono venute fuori prove schiaccianti che potessero mettere nei guai l'ex tronista di Uomini e Donne. Ma come vi dicevamo nelle ultime ore, Avenger è tornata a rincarare la dose e si è lasciata andare a delle nuove clamorose rivelazioni, che hanno fatto subito il giro del web e dei social. Ieri sera, infatti, l'Avenger ha ricevuto un tapiro da parte di Striscia la Notizia proprio per il grande clamore che hanno suscitato le sue affermazioni su Monte. Avenger svela chi ha fumato marijuana oltre a Francesco Monte. Nel corso della consegna del tapiro abbiamo visto che l'inviato di Striscia la Notizia ha fatto credere ad Avenger di aver spento le telecamere e quindi l'ha invitata a lasciarsi andare liberamente a dire tutta la verità sull'accaduto. Ebbene, Eva è entrata nei dettagli della vicenda droga all'Isola dei Famosi 2018 e ha confessato che Francesco Monte ha comperato la marijuana nei giorni in cui sono stati in Honduras in attesa di arrivare nella villa dove avrebbe preso il via il reality show di Canale 5. L'Avenger, inoltre, si è lasciata andare a delle nuove confessioni shock riguardanti i nomi dei concorrenti che avrebbero fatto uso di marijuana all'Isola dei Famosi. Stando alle dichiarazioni di Eva, infatti, Francesco Monte non è stato l'unico ad aver fatto uso di droga in quei giorni in cui sono stati in Honduras. L'Avenger ha svelato i nomi all'inviato di Striscia che tuttavia ha preferito non renderli pubblici. A questo punto, però, non si esclude un nuovo colpo di scena e soprattutto che Striscia nei prossimi giorni possa rendere pubblici i nomi di questi concorrenti che avrebbero fatto uso di droga assieme a Monte.